La vita di Castiglione in Teverina si concentra nella piazza principale su cui si affacciano l'ottocentesco Palazzo Comunale, la collegiata dei Santi Filippo e Giacomo, che risale, come molte delle opere che ne abbelliscono gli interni, al 1600, e la Rocca Monaldeschi. Le vicende di cui questo edificio è stato teatro sono state molto travagliate fra 300 e 500, così come la storia di tutta Castiglione, perché in questo territorio si consumarono le lotte fra alcune famiglie aristocratiche dello Stato Pontificio, i Monaldeschi, i Savelli e i Farnese. Ma le origini del conflitto, come quelle della Rocca, sono ancora più antiche e risalgono al periodo dei Comuni. Questo centro, di probabile fondazione etrusca, conobbe infatti una stagione di espansione durante il Medioevo, come testimonia il bel borgo, le cui viuzze e scalinate labirintiche si aprono dietro la rocca. Il rione, interamente costruito in travertino, può essere percorso solo a piedi e a tratti permette di godere di ampi scorci panoramici sulla Valle dei Calanchi e sul Tevere. Le dolci campagne ampiamente coltivate che circondano Castiglione mostrano che la sua vocazione agricola non appartiene solo alla storia, ma è viva ancora oggi. Castiglione celebra il suo prodotto di eccellenza nel MUVIS, il Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari, ospitato nei locali della vecchia cantina Vaselli. Qui si racconta la storia della vinificazione e delle tecniche di produzione dell'Orvieto DOC, con antichi strumenti, botti, bottiglie, foto d'epoca e audiovisivi, cui si affiancano opere d'arte dedicate al vino e allestimenti multimediali.